Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da G.I. Germs, che mi chiede di parlare del film del 2014 di Stuart Beattle, I Frankenstein. Nel senso, I, mi ha fatto veramente male questo Frankenstein, perché è una delle riduzioni del grande capolavoro di Mary Shelley, veramente terrificante, che prende poi spunto da lì per diventarsi una stronzata di supereroismo, praticamente ennesimo film dove vorrebbero far diventare anche Frankenstein supereroe. Aaron Eckhart sia veramente la ricostruzione dei 12 corpi, è bello come il sole, veloce, scatta, è tutto quello che si deve essere. Insomma, nell'intro vediamo praticamente il nostro Frankenstein, che appunto nell'intro che vorrebbe essere gotico, che praticamente mentre seppellisce la moglie, insomma il casino che ha fatto, è attaccato da questi demoni e viene aiutato però da questi gargoyle che gli danno il nome Anna, la regina, e gli dice: dai, resta con noi a combattere i demoni, perché noi siamo i gargoyle, siamo gli angeli caduti che dobbiamo combattere contro i demoni, perché per la risoluzione tra bene e male. Lui fa: mi faccio i cazzacci miei, scompare per 200 anni, poi torna, lo ripigliano di nuovo a botte. E lui allora decide di combattere appunto questo riccone che a quanto pare vuole risvegliare morti, perché è un demone che vuole appunto risvegliare tutti per averci l'esercito e poi le azzate e tira fuori, visto i Frankenstein che sono anche troppe per poterne parlare di più, dicendo che è un film dove il protagonista vuole più che Frankenstein pare modello di Gucci, e quindi già è completamente sbagliato, gli attori sono tutti completamente fuori luogo. Bill Nighy a fare il cattivo qui, così, che era quello di Underwood, poverino, sembra la fotocopia fatta male. Jay Courtney a fare Gideon fa quello che può, cioè nulla. Yvonne Stravosky è buona come l'aria, ma è una pietra, praticamente non sa recitare niente. È ottima Miranda Otto, come sempre, che la sa recitare tutto, per un film veramente orribile, film terrificante che voleva aprire un altro tipo di modo di creare mostri, ma qui probabilmente tutto quello che era appunto la creazione così viene ridotto in un attimino, in un secondo. Lui non ha dubbi più di un cazzo, è un bellone che spacca tutto, staggo gargoyle, gargoyle contro demoni, ci si capisce una sega, una storia talmente confusionaria che doveva essere in realtà molto più semplice per divertirci, mette nel mezzo 6.000 cose e non ne porta avanti una. Prima di tutto perché la tecnica di questo regista è completamente sbagliata, non crea tensione, non crea azione, non crea orrore, non crea niente, quindi il film non è un'avventura che funziona, perché non ci prende assolutamente a livello di ritmo, a livello di costruzione. Non è un'azione che funziona, perché l'azione è limitata a due scene girate anche di merda. Il noir fantasy gotico, per favore, non basta inquadrare e fare due luci nere per farci credere di essere gotico, più che gotico questo lì è un fumettone kitsch che non si può guardare. E poi, se voleva essere una rilettura del Frankenstein, è meglio che tutti stiano zitti, lo chiamano ai sto cazzo, perché ai Frankenstein è proprio ai, nel senso che secondo me il dolore la povera Shelley l'ha sentito nel cuore, nella mente, nella tomba, perché una cosa del genere veramente è vergognosa. Il soggetto attratto da questa graphic novel di questo Kevin Grafrocks, che deve stare lontano da me come la peste, la sceneggiatura dello stesso Stuart Beattle fa bue da tutte le parti, non torna un cazzo, e poi non riesce a dare il ritmo giusto, non rallenta, va veloce, e poi una stronzata micidiale. I dialoghi sembrano veramente quelli di una pallottola spuntata a 200, gli attori, come ho detto, rimbalzano negli spigoli, tutto quello che dovrebbe essere la bellezza visiva non arriva assolutamente. È uno di quei classici film di merda che non si capisce perché sono stati fatti, ripeto, è una di quelle opere, se le vogliamo chiamare così, che portano un'altra volta di fronte al mondo come la fantastico, un certo tipo di genere di cinema può essere distrutto banalmente in 15 secondi, veramente di fronte alla monnezza qui, alla spazzatura, uno dei film più brutti degli ultimi 25 anni, roba che è da sentircisi male, perché chiunque ami il Frankenstein guarda questa cosa qui e li piglia male, perché anche se dovesse essere fatta come rilettura, è una rilettura talmente gonfia, tamarra, stupida e completamente idiota che non ci crede nessuno. E in più, ripeto, la graphic novel nessuno la andrà a vedere, perché se anche è bella, dopo aver visto questo film ti passa la voglia, e comunque i classici andrebbero toccati con un po' più leggerezza o simpatia, e un film come I Frankenstein è tutto tranne che simpatico, né con leggerezza, non c'è proprio niente, è pesante come un panzer, non va via mai, è lento porca puttana come un carro merci, e non riesce minimamente una volta a farci entrare nella storia, perché tutte le volte si guarda Aaron Eckhart in faccia e dicono che è il mostro di Frankenstein, viene veramente da ridere, perché poveraccio, è più bello lui praticamente di tutti gli altri delle pellicole, figura poi è una cosa incredibile, dovete guardarlo un film così, perché è talmente brutto che se ne è visti veramente poco, non funziona niente, t'addormenti, il ritmo è moscissimo, tutto è confuso, la storia è buttata a cazzo di cane, vorrebbe avere anche dei seguiti probabilmente per un film, chiamiamolo così, che è in realtà un aborto, un qualcosa che non doveva assolutamente nascere, doveva morire prima della nascita, e che invece ci hanno tenuto lì così per farcelo vedere, convinti che qualcuno andasse a vedere. E meno male, su 70 mini budget che sta a fare pari o stato 10, ne hanno cassati nemmeno 60 e se lo sono levati di uno. E questo Stuart Beattle dove aveva fatto il terribile The Tomorrow
Buenos Aires lì, e il film prima di questo, con questo si è giocato la carriera di regista, e meno male, perché è un buono a una sega. Questo I Frankenstein è veramente uno dei film più brutti della storia del cinema, uno degli horror fantasy azione cazzo volete più fetenti del mondo, ma anche come film preso così è veramente una irrispettosa, violenta, inutile e drasticamente idiota risoluzione del Frankenstein di Menicelli, che funzionava benissimo così e che qui viene invece messo a cacciare i demoni insieme a Gargoyle. Ora ditemi voi che cazzata vuole essere. Io il link vi sotto lo metto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E poi insomma, cosa vi posso dire di più di tutti? Il Frankenstein sembra veramente un inneggiare a qualcosa che veramente fa solo male. Quell'ai appunto è l'urlo di dolore di tutti gli spettatori che sono arrivati in fondo a sta merda.